Iniziamo vedere, sempre di solito sempre con con fuori onda, l'errore. ma so che non lo fai perché tanto non sei incapace di mettere i microfoni accesi. Sempre Sì, con i microfoni spenti facciamomi fuori è onda. quello il bello, perché così nessuno si accorge di nulla, no? Esatto, Quello quello è appunto il vero fuori onda, no? Che si dovrebbe iniziare con i microfoni spenti che nessuno senta. Sì, No, beh, dai. perché... A te piace, ti fai questi Sì, scherzi, qui accendi, esatto. spegni, Però accendi, qua non spegni. mette live, però qua Secondo me tu non hai neanche non mandato siamo andati in live, niente. vediamo un po'. Sats 6, boh. Per me non hai fatto niente. Qua sembra di sì, però là non me lo dà. Sembra di Beh, no. allora cosa dici? Mandiamo la sigla. Ma sì, dai. Mandiamo la sigla, però devo andare in cerca. Sì, ma muoviti, sai, perché guarda che scade il tempo qua. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never Partiamo a zero, settima puntata qui, Radio Nostra, Smalti Day Day, è Smalti questo il Day. titolo. Con noi abbiamo Rossella. Ciao a tutti. La vedo abbastanza impaurita, È un po' spaurosa. lì sulle sue, ma non facciamo del male, non mangiamo, non siamo comunisti, mangiamo i No, bambini. infatti, Che poi. peccato. E a parte quello che ci hanno asfaltato e dato di saccagnate gli svedesi, per il A resto. proposito dei comunisti. La accolgo con grande gioia in questo spazio. Il prossimo appuntamento internazionale di grande rilievo che si terrà in Russia, ce ne sono tanti naturalmente, ma sarà quello del 2018 ai mondiali di calcio, dove spero invece di venire a darle qualche dispiacere insieme alla nazionale italiana. Da qui ad allora lavoreremo insieme. Sai adesso, se non vi dispiace, vediamo se le produzioni agroalimentari saranno all'altezza delle aspettative russe. Non parlo più dei mondiali, sennò c'è crisi diplomatica perché vogliamo vincere i mondiali in Russia nel 2018, quindi fermiamoci lì. Grazie. Evviva! Ma Tu hai secondo me capito perché mirava adesso ho Nau. capito di chi è la colpa, mi mancava questo precedente. Infatti, il giorno che me l'ha fatta ascoltare mi stavo già toccando i gemelli di famiglia perché non ero molto sicuro. Secondo me porta un fia sfiga. Detto. Certamente adesso diminuirà la produzione dei mobili dell'IKEA e anche della vendita, Agroalimentare. perché ho sentito molti italiani che non sono più d'accordo nell'andare a comprare l'IKEA. Va bene, dai, è stata una No, partita non si così. fa, non si fanno queste Sì, ma cose. ragazzi, però non fate sempre gli italiani, non è colpa degli svedesi. No, ma infatti, Esatto. giustamente, se il Marocco, se la Norvegia, se la Svezia, se la Finlandia, se il Senegal, se il Giappone, finissero sott'acqua,
e quindi non potessero più partecipare ai mondiali, entreremo noi a far come parte ripescaggio. Infatti, come esatto. ripescaggio. Senza contare poi tutte le altre squadre, come? Devo continuare l'elenco? No, ma comunque... Perfino l'Australia. Cioè, se non ha battuto, tutti dicevano di sta Svezia che no, è una squadraccia. Ma là. Perché però non c'era più Ibrahimovic? Se no. Non batti la Svezia, insomma, due partite fatte così... Certamente, così, no, io non mando più le letterine a Babbo Natale. Mi dispiace perché, va perché tra la Svezia e la Norvegia alle case lì e io non gli mando più le lettere, non voglio più vedere. Beh, dai, ma comunque c'è il campionato femminile che si deve qualificare per i mondiali, che ha delle buone chance. Sono le donne che salveranno il mondo, esatto. Già, eh. Ma abbiamo anche i disabili che ricordiamo che vanno a giocarsi i mondiali, i disabili della squadra italiana di calcio che vanno a giocarsi i mondiali in Messico proprio il prossimo anno. Perché? 1, 2, 3. Cavallino tre porti, facciamo rete per nuovo opportunità. Facciamo rete dai gol. Questa vi ho messo un qua po'... mi hai spiazzato, esatto. Non me l'aspettavo. Bene, allora andiamo sul primo brano che riguarda anche proprio tratto da Radio 2 Social Club. Spalle al muro quando tutto sta remando contro. Due partite e nemmeno un gol. Sti cazzo de svedesi hanno fatto il catenaccio. Basta poco e ti ritrovi fuori dai mondiali. Ed in curva tra i tifosi già si fanno i nomi del rimpasto alla FIGC. Cambieranno i dirigenti, anche i più potenti, disperatamente al margine di tutte le correnti. Da vecchio, diranno sei da vecchio, figuracce che fai tu, da vecchio sì, dovrai farla finita, rifarti un'altra vita, trovati un lavoro dove non sbagli più, ma sei da vecchio, ti chiamano da vecchio, dal 58 non uscivamo più. Sì, quest'estate che sventura, tu in barca con ventura, noi qui a tifà Perù, non te fa vedere più, non te fa vedere più, da vecchio, non te fa vedere più, da vecchio, ma chi te regge più, Danila! Vecchio. Chi te legge più? Eccoci qua, Andrea Perrone. Sazze. L'avete riconosciuto? Ah, pensavo fosse Renato Zero. No, Andrea Perrone che faceva Renato Zero. Comunque, diciamo che Ventura ha altri due celebri personaggi che nella storia non sono riusciti a entrare in Russia. E chi sono? Napoleone Bonaparte e Hitler. Quindi, è in buona compagnia. Compagnia. Che poi Ventura era allenatore del Venezia, è stato anche. Sì, è stata una sventura in quel caso. Vabbè, insomma, in effetti, Cacciari ne ha detti di tutti i colori. A proposito di calcio, c'è una novità che da pochi giorni è ufficiale l'inno d'Italia, l'inno sì, di Mameli. Perché è sempre stato un inno provvisorio. Esatto, beh dai, dopo un po' di anni. Abbiamo l'inno, abbiamo una certezza. Dopo che siamo stati sconfitti abbiamo detto ma sì, dai ormai, non lo cantiamo neanche più, ormai non è inutile, nessun problema.
Nel paese delle incertezze abbiamo una certezza. Un punto fermo. Bene, che poi il titolo suo è Il canto degli italiani di Mameli. Eh sì. Questo lo sapevate? No. No, infatti è sempre stato chiamato Inno d'Italia e basta. Ebbene, passiamo adesso a Rossella. Grazie Rossella per essere venuta qui con noi. Stavo meglio a dire solo qualche parola sopra e basta. Con Rossella trattiamo il discorso delle grandi navi, perché Rossella è il tutor del comitato Grandi Navi di Punta Sabbioni. No, no, alle grandi navi a Punta Sabbioni. Sì, allora, c'è stato finalmente il comitatone atteso da mesi, da tantissimo tempo, da tutti con una certa ansia. Finalmente il comitatone si è riunito e quello che ha partorito è stato un pezzettino di carta, o un pezzettone forse anche lungo di carta, però che più passano i giorni, più un po' tutti sembrano rendersi conto che è abbastanza così privo di un valore effettivo. Esatto, sembra che non sia neanche una delibera, cioè non abbia appunto, come dici, un valore legale per affrontare questo discorso delle navi a Marghera. Si sono riuniti addirittura nella sede del Ministero delle Infrastrutture anziché nella sede del governo, questo vabbè, pare che sia abbastanza simbolico, comunque non era presente il governo, c'era solo il ministro delle infrastrutture e ha fatto una breve presenza il ministro dei beni culturali. Franceschini, sì. Sì, è passato, quindi, è andato ecco. Evidentemente, ha visto la porta aperta, ha guardato, ha detto i buchi che ha sempre fatto. Dai, in sostanza dai. L'unica cosa che sembra certa è che le navi avranno il permesso di continuare a passare in bacino di San Marco se l'algoritmo glielo permette. Esatto. Che, allora, che cos'è gli algoritmi algoritmo? Governano il mondo. Vengono con le app, le navi che hanno l'app. Oggi posso entrare. Esatto. O hanno la pallina per caso. Ma non è una so, cosa, quella... secondo me, è uno strumento molto utile a chi deve nascondere qualcosa, perché è sempre colpa dell'algoritmo, non è mai colpa dell'umano che ha detto all'algoritmo cosa, beh, come, anche Schettino quando, diceva ecco, che era l'algoritmo sempre che lo aveva fatto inclinare troppo. Ecco, quindi, comunque questa è l'unica cosa concreta, perché le altre sono indicazioni, desideri, sì, possibilità, ma comunque i tempi lunghi sono scritti, esatto, nero su bianco. Che molto sono lunghi. 2, 3, 4 anni, no? Si parla. Quindi, anche perché tutte le banchine, la zona nuova, diciamo, di Porto Marghera, dove dovrebbero stare queste navi, cioè non sono di proprietà, sono di proprietà di privati, devono ancora, hanno contattato un po' così i privati, ma non è che... E a quanto ho letto io ce n'è solo uno che sembra abbastanza, esatto, disponibile a disfarsi, no, ma gli altri... Gli altri hanno detto, bah, è vero che si potrebbe anche fare un esproprio, cioè è stato fatto, non lo so questo, però sì, i tempi diventano biblici, però per gli espropri non sappiamo, sì, anche per, esatto, cose molto più piccole, beh, no, l'abbiamo visto anche nelle nostre zone che gli espropri non sono una strada poi che così deve spazi passare per l'orticello, ci metti anni, quindi sì, sì. Beh, basta che uno voglia mettersi di traverso perché vede un guadagno possibile, basta, non ti muovi più. Certo. Bene, e quindi il comitato non comitato finisce è vivo la e vegeto, sua... anzi è sempre la ricerca di sostenitori attivi. Ci mancherebbe altro. uno è presente, si è fatto già sentire. Anche perché abbiamo visto uno dei promotori del progetto del porto a Punta Sabbioni, che è De Piccoli, che non solo non l'ha detto pazienza, ma no, ha rilanciato alla grande, minaccia ricorsi legali da tutte le parti. D'altronde la cifra che hanno investito fra fare il progetto, sottoporlo alla commissione di valutazione impatto ambientale, poi rispondere alle integrazioni che hanno richiesto, è molto costoso. Addirittura qualcuno mi ha parlato di 1,5 milioni di euro, se anche fosse solo 1 milione comunque sono soldini. E anche per ecco quello che tanti non l'hanno fatto, proprio per quel motivo là. E certo. Perché loro dicevano, siamo gli unici ad averlo fatto, sì, cavolo, sì. Vieni pagato dalle multinazionali per farlo, è logico che tu i soldi li hai per farlo, gli altri se ne guardano altamente.
Infatti uno dei punti che loro continuavano a sbandierare, loro e i loro accoliti e sostenitori, era che è l'unico progetto ad avere superato la commissione VIA. Senza dire è l'unico che ha sostenuto finanziariamente tutto questo processo. Molto e non costoso. Sono ancora non finiti in prigione, sono passati dal VIA e non sono ancora finiti in prigione. Non solo, se notate, ogni volta che dicono è l'unico progetto che ha l'approvazione del VIA, salvo degli accorgimenti, e però non raccontano mai quali sono i salvo gli accorgimenti, che sono una dozzina, credo, e che e cambiano anche abbastanza importanti. Quindi non è che si è proprio passato del tutto per il VIA. Ma il viale Giulio Cesare l'hanno preso, perché se no... Io credo che abbiano preso le quattro stazioni. C'è anche l'energia elettrica e anche l'acquedotto. Ma l'energia elettrica loro la vogliono fare col lighting. Quindi probabilmente hanno preso anche quella. E anche l'acquedotto, perché alle navi serve una quantità un di acqua. Un bel po' di acqua, non quella della laguna. Bene, passiamo a cosa avevo preparato. Adesso, good morning, i nostri ascoltatori, radioascoltatori hanno capito perché non abbiamo chiamato i santi oggi, non abbiamo detto i santi, perché sennò sarebbero venuti giù tutti. Good morning.
Marco, ormai se settimana fermo se Marti ancora meglio, perché mercoledì con l'impegno, se Marti, se sì che martedì, voi intera, se Marti magari ti fai martedì, mi va più che bene. Se sei Marti, mi va benissimo. Se Marti, se ti dice, se per caso magari settimana ti ho detto Marti, martedì ti togli il giorno, quindi ti dico che Marti ti togli il giorno, mi va più che bene, perché mercoledì non potrei, ok? Ciao. Eccoci qua. Non ci senti. Va bene, torniamo a parlare un attimo del coso grandi navi. Io ho capito che è martedì. Non è di martedì. No, no, è di giovedì facciamo il programma, no? Ah, adesso ho capito, perché infatti Ma stavo perché guardando. Marco pensava fosse martedì. Ah. Vabbè. Sì, infatti io stavo guardando proprio perché dicevo, ma scusa, martedì, io ho giovedì 16, ho la frase del giorno, che possiamo anche dirlo ormai che ci siamo, che la dice così, la cosa brutta di essere una persona forte è che nessuno ti chiede mai se stai bene. Verissimo. Bellissima Bellissima. questa. Dicevamo anche che, no, Rossella. Sì, volevo invitare tutti quanti, quelli che ci stanno ascoltando, le 3.000 persone che ci stanno ascoltando e le No, 60.000 che ci sono ascolteranno nei giorni prossimi. Che 65.420. bello! Ciao ragazzi! Volevo invitare tutti quanti a guardare la pagina Facebook nostra, che è Nolle Grandi Navi a Punta Sabbioni, dove ci sono un sacco di cose bellissime, materiali, interviste, lettere che abbiamo spedito su mezzo pianeta e anche il video di Crozza, in cui Crozza parla di cavallino e naturalmente la risposta che gli abbiamo dato noi, che insomma, che è una risposta che è piaciuta abbastanza. Ecco, quindi venite a trovarci. Mi hanno detto che stanno organizzando anche un gioco con un'app in cui puoi guidare la nave e cercare di fare l'inchino su San Marco, eh? Quindi preparatevi, quindi iscrivetevi alla pagina perché potrebbe arrivare anche questa sorpresa. Bene, parlando di navi, parliamo sempre di imbarcazioni perché abbiamo collegati con noi il nuovo assessore allo sport, Daniele Scarpa. Avete finito con questi fake che i prodotti sono bufale, ma non si che poi la gente ci crede. Aspetta, aspetta che ti mettiamo perché meglio. abbiamo un problema col viva voce qua. Ascolta, sì, esatto, il fake che ne avevamo parlato 2 settimane fa. Ah, ma non era vero? Io ci ho creduto, io stavo già iscrivendomi a uno degli sport qui della zona proprio perché volevo vedere l'assessore cosa faceva. Diciamo che potrebbe anche essere vero. Ma? Aspetta, abbiamo la sorpresa, Suspense. Questi tempi hanno appena cambiato, stanno già cambiando l'allenatore della squadra di calcio, quindi potrebbe anche essere Potrebbero cambiare anche. che cambiano qualche assessore. Ascolta, no, volevo farti notare, no, come i fake viaggiano così allegramente nella rete, che circa sono state 2.700 le persone che hanno visto il titolo di Daniele Scarpa, assessore allo sport. Di queste 2.700, solo 500 e rotti sono andati a controllare veramente la pagina dove da lì si capisce che era una notizia falsa. C'era il sottotitolo, diciamo, si poteva comunque, insomma, era fatta bene, Sì, ecco. Fatta dai. bene, forse dovuta alla speranza di molti e la credibilità del soggetto, passatemi questo in auto. La prossima metterai Scarpa presidente della Federcanoa, vediamo Ah, beh, quanti. sì. Beh, ci è mancato poco, insomma, no? Con i vari tentativi, no? È difficile scalare questi muri un po' solidi, no? Di queste potenze. No, non è difficile. Diciamo che basterebbe poter fare delle assemblee o poter fare delle campagne elettorali nel rispetto delle regole, e purtroppo stanno venendo meno queste. È il motivo per cui mi batto, è come se io facessi una gara olimpica e faccio
banale per chi è, poi diciamo, cosa intendi per regole? E per le regole vuol dire quando io vado a fare una finale olimpica, come è capitato, come voi sapete, e devo stazzare la barca, vuol dire controllo di imbarcazione. Nel momento in cui vado, mi accingo ad andare alla finale, mi controllo ugualmente la imbarcazione, che sia quella che è stata omologata, vado in corsia, devo mettermi in luoghi di partenza, devo stare al centro della corsia perché il giudice di controllo si è sposto, perché abbiamo una regola di stare al centro della corsia, arrivo primo, faccio un esempio come mi è capitato, ti chiamano al controllo imbarcazione perché i primi tre è d'obbligo, e poi se vieni controllato antidoping, devi anche sottoporti all'antidoping entro un'ora della notifica, e poi vieni dichiarato ufficialmente campione olimpico se tutto va bene. Morale, se tu non fai tutte queste disposizioni del regolamento, puoi anche vincere, ma però, non sei esatto. stato. Ma dimmi la verità, sono le regole del gioco. Questo un po' per capire cosa vuol dire. Sì, sembra strano, no? Si può anche vincere, ma bisogna vedere come si vince. Sembra strano che perché non c'è solo la canoa, ma anche su altri sport, no? Dove diciamo la dirigenza non sta alle regole. Ma al di là delle regole, non so se avete saputo, la prima assemblea è stata annullata perché mancava cinque firma sulle schede, come dire. Ti ho mandato in banca a cambiare un assegno senza averlo firmato e senza verificare se era veramente un assegno della banca da me messo, no? Quindi questo per dirvi la credibilità di quella scheda, ma quello che ho scoperto successivamente nell'apertura delle schede, dove ho voluto verificare quello che era un mio diritto e che nel secondo consesso mi è stato negato, abbiamo scoperto che non solo non c'erano timbre e firme, come dichiarato dal Presidente, al quale poi è stata annullata l'Assemblea, ma sopra a destra di ogni scheda c'era un codice di maglia alfanumerico con un numero, ogni scheda è identificata dal numero detto di sì, comunque erano anche identificabili. Neanche lì ho scoperto, io non ho votato, quindi non sapevo, però ho scoperto che nessuno si è chiesto, perché evidentemente è una disposizione grafica fatta ad hoc, che uno si concentra dove deve mettere il voto e non fa vedere in altre parti della scheda. Perché io poi feci domande parecchie e non tutti ricordavano se c'erano timbri e firme, quindi evidentemente è una questione psicologica dettata dal fatto che tu quando lì, avendo tante schede, non essendo semplice come quella quando si fa elettorale, così come l'ultimo referendum, o no una X, oppure metti una X sul nome del candidato, sul simbolo, e questa scheda era fatta in modo che tu ti concentrassi per non sbagliare sull'impiega cartella del candidato, come se fosse una schedina attaccata un gioco superiore nell'otto o col totocalcio, ma nessuno ha dato vedere in alto che questa scheda aveva questo numeretto e questo codice alfanumerico, che in effetti serve perché quando tu metti la scheda nel lettore ottico, perché adesso è di moda scannerizzare, ho chiamato il lettore ottico. Ricordiamo anche che sono stati spesi abbastanza soldi per questo sistema. Non sono spesi tanti soldi, ma quando bastava... il lettore ottico è un'impostazione, un'applicazione che va puntata per far sì che legga in certi spazi certe cose. Morale. Quella scheda è identificabile. Ma sì, ma dai Daniele, ma anche te vai. Ma no, immagina, mi assumo responsabilità di quello che immaginate. Morale, quando io ho fatto un esposto alla Procura Federale, anche nel CONI, presunta uso incondizionale, ovvio, perché sono loro che devono fare le indagini, che faccio io. Dedupo, vedo, ti do la prova del possibile reato e tu verifichi se l'hanno non preso in considerazione, questo per dirvi come funziona. Hanno però detto sì, beh, in effetti manca timbre firma, che è un refuso amministrativo di notevole importanza, però il vero problema era l'identificabilità della scheda, non è termine presunta, ma sono convinto, ma cosa significa avere una scheda identificabile? Io so chi mi vota e so chi non mi vota, di conseguenza... Di conseguenza è tutto... insomma, non diventa più segreto. Dopo circa 9 mesi
Dimmi la verità, vai anche tu in Russia. Non è presente una scheda, non quella fotovoltaica, ma con un codice a base. Non è previsto tutto questo che sto dicendo, non è previsto l'articolo 47 del regolamento. Forse cercavano anche un codice a sbarre. Sì, la prossima, non so, arriverà, le prossime saranno a sbarre i codici. No, ma questo che sto raccontando oggi può sembrare una banalità, ma io lo chiamo doping amministrativo, spiego. Non rispettare le regole, perché se il regolamento dice che una scheda cartacea deve essere riportata solo tipo di firma, una commissione verifica poteri, sia chiaro, e nomi di candidati, basta, non ci deve essere nient'altro. Va bene, Daniele, ti aspettiamo. Non so se avete visto l'ultima su Striscia, lo sapete che l'intimo femminile, gli assorbenti parlano del 20% di IVA, perché non sono ritenuti. Sì. Ma questa è un'altra storia. È una storia che va discussa, ragazzi. Vieni la prossima settimana. Sto su una cosa necessaria. Sì. Non è ti aspettiamo giovedì prossimo, vieni qua e con noi, anche perché devi raccontarmi perché vai, mi hanno detto che vai in Russia, tu vado in Russia io? Sì, che vai a tifare, ma non sai che ha perso l'Italia? Sì, l'ho saputo, però in un momento io sono navigo abbastanza sui social. Vabbè, se non navighi te, ho detto che potrebbero dare una wild card. Mi spiego, ricordate 92, Danimarca 92, che stavano sì. L'ultimo, e poi l'ho visto l'Europa. Sì, sì. Ricordate o no? Certo. Sì. Ma qualcuno deve ricordarsela. Va bene, dai, quando sarò sindaco ti faccio assessore allo sport. Va bene, Daniele? No, dirlo prima perché altrimenti poi sembra una combina. Diciamo che se me lo merito. Ok, d'accordo, ci sentiamo, ciao, grazie, ciao carissimi, buona radio, buon ascolto a tutti, grazie, ciao. Noiosetta questa immagine. Sì, infatti. Hai messo una bella musica, veramente, guarda. Direi di dare il ben servito a Joel Reverdy. Va bene, sì, Joel, grazie mille, basta, puoi andare. Guarda, grazie, preferisco veramente altre cose. No, questa è entrata così di soppiatto da... Di Daniele. Dalle musiche libere... Gimendo e niente, così che mi temando.
prossima volta domando. Dobbiamo, sì, quello lo facciamo dopo, perché facciamo dobbiamo dopo. Fare delle rettifiche, no? Abbiamo parlato la scorsa puntata, sì. Ci stanno, lo diciamo alla fine, perché così ascoltano se facciamo la rettifica, sì, infatti, così fa ascolto. Fa ascolto. Abile stratega, direbbe qualcuno. Esatto, e parlavamo dei volontari, della sanità, no? Sì, abbiamo parlato e anche in questi giorni stanno venendo fuori un sacco di cose. Perché non è né l'occasione né il momento, perché poi certe situazioni comunque le abbiamo provate, per cui si capiscono e si comprendono. E ci mancherebbe altro. Maggioranza, opposizione, ci danno per una volta danno la stessa cosa. La stessa versione. Sì, avevamo detto delle cifre che non erano quelle reali, in effetti. Perché giustamente ci hanno spiegato un attimino. Sì, esatto, ci hanno subito... tirata d'orecchie da parte dei volontari, diciamo che l'avevamo fatto anche per muovere un attimino, per capire, perché tutti dicevano a grandi linee una qualcosa, ma non si capiva mai cos'era effettivamente. Ma il titolo del programma qual è? Sats, parliamo a zero. Già da quello allora... si deve capire che poi bisogna ascoltarci un po' di più per poi capire anche esatto. Dove vogliamo arrivare. Dove vogliamo parare, tanto per fare il termine. Di calcistici. E questa volta non l'abbiamo parata bene e ci è andato in gol e abbiamo dato dei dati un po' non tanto diversi, ma insomma un po'... No, diciamo che non allora... tenevano conto di tante altre cose realtà che altre non si spese. Sapevano esatto, perché appunto, anche perché... nei vari incontri c'è chi non lasciava parlare i volontari, c'è chi invece voleva far vedere che era tutto perfetto, tutto a posto, perché ricordiamo che... Interessante frage. Asovia. Che ci sono anche loro. Ci sono anche loro che in sottofondo. No, allora. L'assistente vive la nazione frage. Di Schulung personal ist statistik. E appunto, parlando così, non capivamo bene infatti, i dati venivano messi in tedesco. E io, cioè, il tedesco, per quanto voglio. Purtroppo non io che l'inglese non so non lo mastico. Beh, ma non solo io non so l'inglese, sentite questo inglese qua. The property is a natural park between near Venice, between the Adriatic Sea and the Venice Lagoon. It's a very beautiful place. The lagoon is populated by a great variety of flora and fauna species. Abbiamo la professoressa qua che si sta mettendo le mani sui capelli. Un momento di diciamo che è un po' italianizzato, dai, un po' alla, no, Renzi, alla Renzi. Sì, una cosa che mi diverte tantissimo, al di là dell'errore della pronuncia delle singole parole, che vabbè, è divertentissima la cadenza veneta parlando in inglese. Infatti, ma lì si capisce che hanno scritto divertente. Un discorso giustamente cercando di vabbè, non serve, farlo, però non, dai, serve, non giustificare andato. Tutto. Non spiegare no, tutto. Vabbè, ma è anche simpatico. Sì, alla fin fine diventa una cosa... La penna rossa l'ho lasciata a casa. Sì, cioè, no. Allora, torniamo al discorso dei dati che non sono giusti. No, dicevamo, ci hanno fatto rilevare che il costo del soccorso, diciamo, del Veneto orientale non era di 1000 euro come dicevamo noi, come dicevo io più che altro, ma molto di più, perché il bando di gara dello scorso anno era sui 1500 in pratica, che sì. L'ULS di San Donà di Piave aveva... Infatti ci hanno fatto capire che alla fin fine... E snocciolati i dati come lo fa l'ASL, non ti danno quelle effettive dimensioni di quanto è il servizio come viene fatto dai nostri volontari invece di quello che viene fatto tramite bando. Dopo il costo, anche il costo anche dei volontari, che noi dicevamo di circa 700.000 euro, 650, non è quello in realtà, loro ce l'hanno mostrato, ma non lo diciamo perché giustamente loro dicono se c'è un bando di gara e quelli di Musile, quelli di San Donà sanno quant'è il nostro costo, fanno un euro in meno e fregate. Esatto. Anche se ricordiamo che c'era un certo Bramezza che a suo tempo disse voto che comunque sì. Disse voto sì. Sì, a parte voto sì, disse anche che si andava tramite merito, e il merito in questo caso
basta, invece che essere un euro, basta che sia 2 euro in meno e alla fin fine il merito va a farsi friggere. Quindi diciamo che su questo non si può dar torto ai volontari. E a proposito di Bramezza e dei volontari, possiamo sentire Forcolin cosa ci dice? Sentiamo un po', lo stiamo chiamando. Se questa volta ci risponde. Non c'è mai sempre non è sempre. Salam aleikum. Daga viral ka mirtarel. Tapim mala jaden kirak. Allah e Albar. Niente, Allah sempre Albar. Per me è amico. Per me è amico di quello di martedì, sai? Niente, è caduta la linea. E si è trovato con quello di martedì. Mi sa che se dai ciucchi tutti. Niente, non riusciamo mai a trovarlo, Forcolin. Comunque, diciamo che per par condicio ci doveva essere il suo momento. Infatti, per par condicio, il sindaco proprio oggi ha messo un post su Facebook, e quindi poi l'avrà fatto, in cui dice, cosa dice che i servizi dell'ASL sono garantiti, perché l'ASL dice, l'ASL 4 dice che li garantisce, e che da domani, quindi dal 17 di novembre, ci saranno tutte eccolo qua. Presso gli sportelli del distretto di Cassavio ci saranno la possibilità di prendere tutte le prenotazioni che servono per le visite. Sì, ma se alle prenotazioni non sanno dove mandarle. Comunque, il problema è quello, cioè diciamo che il sindaco da una parte dice quello che l'ASL anche gli dice, cioè che cerca di tranquillizzarla nel dire dici pure alla cittadinanza che è così, che non ci sono problemi, perché ci stiamo muovendo. Il problema è come si stanno muovendo, perché è quello che non si capisce. Per andare dove? È quello che non si capisce. Si stanno muovendo bene perché? Si comunica alla cittadinanza di Cavallino Treporti, questa maggioranza comunica alla cittadinanza di Cavallino Treporti che va tutto bene. E voilà. E quindi diciamo che in questi giorni ci sono stati anche dei disservizi che hanno portato a creare questa apprensione nei cittadini, e a dover poi anche il sindaco dover chiedere lumi all'ASL 4, che l'ASL 4 continua a dirgli stai tranquillo, non succede niente, ma è da abbastanza tempo che lo dice, però poi ci si trova sempre con cose un po' diverse, per cui capisco anche il sindaco si trova tra incudine e martello, perché da una parte i cittadini che giustamente vogliono avere garanzie, dall'altra parte un ASL che non si sa dove vuole andare a parare, perché sembra dalle parole poi ai fatti ci passa un bel po' di strada, e ci troviamo che lei alla fine si trova tra incudine e martello. Che poi si sia cercata quella strada, questo poi è un po' lo vedremo quello solo che vivendo. Si è sempre detto, che probabilmente si poteva evitare, magari di se non si hanno delle certezze, di incunearsi in un vicolo, non dico cieco, ma quasi un cul de sac. Sì. Va bene, dai, comunque vedremo, perché loro dicono comunque si vedrà, e chi vivrà vedrà, e si vedranno se veramente sono rose e fioriranno. Speriamo noi, speriamo che sia una cosa positiva invece che essere negativa, quello che invece si presenta adesso, e vedremo, speriamo. And there are blue skies all the time, and everything I do, I wanna do it with you. And sometimes things aren't going right, but you're the last piece to the puzzle of my life, my ride or die. When life gets rough, you're lost enough to get me through.
piece to the puzzle of my life. My ride or die. When life gets rough, your love's enough to get me through. I can't depend on you. And when you die, I'll be around, 'cause I got you. I'm so to believe you had my heart. Now I see that when life gave you lemons, you just spat them in my face. You broke my heart. This crazy glue fell apart. When life got rough, I thought love was enough to get us through. But I was wrong about you. Tre, due, uno. Uno. Lasciamo un messaggio. Ciao a tutti. Belli e brutti. Radio Saz, radio nostra Saz, Spariamo al Zero, settima puntata. In studio con noi Rossella, oltre ad avere anche Riccardo. Purtroppo vuoi mettere dalla Rossella a me? Cioè, passa un abisso. C'è stato un calo di tono. Bene, parliamo di... abbiamo lasciato Daniele. Abbiamo anche noi la nostra Rossella, non wow. Solo Radio 105 che ha la Rossella Brescia, noi abbiamo la nostra Rossella. Ah, Rossella Brescia. Anch'io. Noi abbiamo la Rossella, però abbiamo il Bergamo. Rossella Brescia, Rossella... No, guarda, guarda, ritiro quello che ho detto, perché sei Bergamo, guarda. Ah, a proposito, Rossella, racconta, ci doveva essere un incontro tra i vari comitati. Sì, però abbiamo scoperto una cosa. Esatto. Dopo esserci vantati per una vita di essere assolutamente pacifisti, per ideologia, per temperamento, per carattere, abbiamo scoperto che siamo dei violenti e che i comitati veneziani hanno paura di noi. Esatto, non ci vogliono incontrare. E ragazzi, per quanto incredibile possa sembrare, non è una fake news, nel senso che l'ANPI si era fatto... L'ANPI è l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, sede di Venezia. E che giustamente non capiscono una cosa che, sulla quale anch'io mi interrogo da sempre su questo argomento: come mai i comitati veneziani fanno la guerra a noi, anziché esatto. Fare la guerra ai mercanti, a quelli che ci rubano l'ambiente, a quelli che ci rubano il futuro, a quelli che devastano le attività anche sociali, economiche, Venezia, eccetera. Per quale motivo siamo diventati noi i nemici? Questo è rimasto abbastanza perché misterioso. Voi schei? Allora l'ANPI giustamente ha pensato, li mettiamo intorno a un tavolo, ci siamo anche noi a fare da mediatori e così discutiamo un attimo e ci chiariamo le idee. Ma l'incontro è stato rifiutato con la motivazione che noi siamo dei violenti. Siamo violenti. Infatti non vi diciamo, ma la signorina qua, Rossella, è vestita con borchie, frustini e altro. Cioè, è un po' intimidatorio questo atteggiamento. È quel capello di pelle, quello che lo tiro fuori. Aiuto. Anche quei capelli viola così, a punta. No. Cresta. No. Comunque la verità è che De Piccoli mette purtroppo ho paura che li metta anche dove non dovrebbe, nel senso fino a quando gli dà la commissione via benissimo,
Ecco, speriamo che li metta solo per il suo progetto. Per il progetto, per la commissione via, non per sponsorizzarla a tutti i livelli, perché quello lì sarebbe abbastanza inquietante, ma insomma, non vogliamo pensare male. No, ho sentito che, che adesso che è morto il patron delle conigliette di Playboy, vuole anche acquistare anche la casa di Playboy proprio per poter poi sponsorizzare le grandi navi. You have name, ok. Bene, abbiamo... Me lo immagino, dei piccoli con le orecchiette, sai. Abbiamo il nostro siparietto, sempre signore e donne del mondo, se volete avere delle risposte, sapete che c'è il nostro Luano con la sua rubrica aiuto settimanale. Che Dio ci salvi. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Nostra. Sono il vostro Luano che vi legge la mano. Dunque, mi scrive Simona da Sulmona. Da circa un anno è arrivato il nuovo capo ufficio. È molto carino e mi ha presa in considerazione, dandomi sempre più lavori e mansioni importanti. Io mi ci sono buttata a capofitto e speravo che la mia dedizione si trasformasse col tempo in qualche cosa di più. Ma su Facebook ho scoperto che lui è già sposato. Cosa devo fare? Cara Simona, lavora di meno, chiedi il part-time e quando lo incontri e lui ti rivolge il saluto, tu gira alla larga e digli, se no ti sputo. A tutti voi un caro saluto e continuate a scrivere al vostro Luano che rilegge la mano. Hey ho, how you doing mister? Oh no, think you're gonna miss her, don't show too many feelings, they will come out when the time is right. I said candles can be dangerous and she agreed with a smile. And the dusk it settled silently around us into a peaceful night. But my heart knew none of that peace, and I lay there for quite some time. Sleep it was a sweet release, and the rain came down from the sky. Hi, hi, oh, hey, ho, how you doing, mister? Oh, no, think you're gonna miss her, don't show too many feelings, they will come out when the time is. Hey, ho, how you doing, mister? Oh, no, think you're gonna miss her, don't show too many feelings, they will come out when the time is right. There are many proverbs and more than a few cliches. Tripping on my tongue tonight, but I box them up at night. I bury them away. The world that turned to storm, it passed. Some days, the world and I, we just don't relate. Till every twist and turn it helps this blood keep pulsing through my veins. Oh, hey, ho, how you doing, mister? Oh, no, think you're gonna miss her, don't show too many feelings, they will come out when the time is. Hey, ho, how you doing, mister? Oh, no, think you're gonna miss her, don't show too many feelings, they will come out when the time is. Hey, ho, how you doing, mister? Oh, no, think you're gonna miss her, don't show too many.
pretty feelings, they will come out when the time is right. When the time is right, 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 when the time is right. Sass, spariamo al zero, settima puntata, siamo ormai agli sgoccioli. Gocciola. Quindi possiamo parlare di sport, perché fin da adesso abbiamo parlato. ma dopo la debacle del nostro calcio ci sta. Allora, partiamo intanto, però allora con calcio, ancora, basket, volley. Boh, non so, vedi. Dai, tu. Le nostre leonesse che hanno vinto 3-1 contro il Vigonza. Ah, l'hai trovato il risultato? Sì, ma io sai che trovo sempre 12, tutto. 13, lunedì era 13, no 11. Vedi, sbagliato. Sono andato bravo, indietro, no? Sì, è sbagliato. Perché, comunque hanno vinto 3-1 e quindi contro vanno... il Vicenza. Chi? Hanno vinto. Cosa? Hanno vinto le pallavoliste. Qua c'è scritto il Vigonza. Contro il Vigonza, sì, è scritto, vedi, piccolo, ingrandito, vedi, un attimino. Se è Vicenza. Vigonza, e le hanno anche scavalcate, perché sì, il punteggio siamo 9, Litorale Nord, Vigonza 8. Siamo appena sopra della metà classifica. Esatto, perché la prima, che è il Cus Venezia, ha 13 punti. Il secondo è il Mestre V-Center. Cos'è V-Center? Se 12 Valle Center, punti. No? Che discorsi. Ci mancherebbe altro. Ma va tutto bene a Cavallino del va tutto, era da tanto che non le mettavamo. Infatti, no? Dai, ah, ci stava. Poi passiamo, il basket finalmente, aspetta. Mettiamo. Eccola qui. Finalmente ha vinto dopo quante partite. Siamo ancora in ultima. Eccola qua. Sì. No, siamo penultimi. Sì, dai, a due punti. Dai. Cioè, la prima vittoria dopo quante partite? 8 partite. Ma ci sta. 7 ci sta. Partite. No, ma... giocate. Perché giocate 7? Perché ha saltato una, ricordo. Ah, per è vero, riposo. Bravo. Ci sono i riposi su questo torneo. Insomma, il Litorale Nord ha vinto contro... Non dirmi... il Felmac Limena. Limena contro Limena, non li hai, Limena però dai. È appena due punti più su, va bene, dai, però ci sta 60-54, era un incontro bassa classifica. Va bene, però intanto abbiamo vinto, abbiamo sbloccato, abbiamo almeno i primi punti della bandierina. Esatto. Poi invece passiamo allora al calcio, che al calcio, già qui dà un po' di più. Qua già vuoi la notizia buona o la notizia cattiva? Non mi ricordo com'era. Quale la pesiamo? Passate... Non guardare, prima quella quale cattiva, vuoi? Quella facciamo cattiva? Prima quella cattiva. Allora, quella cattiva è che il Cavallino ha perso 1-0 contro il Iulia Sagittaria. Contro? La Iulia Sagittaria. Iulia Sagittaria. Ed è in via Iulia. E sei Campiei, eh. E giocava ai Campiei. E che però, ricordiamo che è la prima in classifica, e in casa loro, e anche a solo di un gol Sagittaria, suppongo, no? Sì, giochi, per cui no? Ci sta, dai, ci sta. Mai visto la Basilica di Concordia Sagittaria? No. Che l'hanno alzata, molto no. Bello, tutto un lavoro, no. Di no. Sì, perché sotto hanno trovato no. Un foro, no. Le sì. Catacombe, sì, allora hanno... è zona quella molto esatto, romana, allora passa la via Annia. Stavo dicendo la via Appia. Infatti, stavo aspettando. Passa di là la via Annia e perciò ci sono non anche tutte le strade. No. Ed è un bel lavoro di ingegneria. Sì. Molto bello. I romani facevano cose fatte bene. No, il lavoro di ingegneria di aver alzato la basilica. No. Ah, cavolo. Comunque per queste romani, cose. Comunque dai. È vero che i romani facevano le cose fatte bene. Loro le facevano bene. Siamo noi che per alzare una basilica le mettiamo una vita. No, insomma, comunque è bello da andare a visitare, a vedere tutto questo passaggio
insomma, sotto alla chiesa, tanto per dire che hanno vinto 1-0 meritatamente. Giulia Sagittaria, vabbè, giocava in casa. Mentre l'altra squadra che ricordiamo le news di Radio Nostra, che il prossimo anno le due società si fonderanno e ci sarà un'unica società sportiva. Tutti quanti diranno: ma l'avete detto tante volte, avete fatto parlare i presidenti, avete... adesso finalmente bisognerà ti ricordi Renzo, il presidente del Treporti, che ci ha parlato, ci ha detto sì, dobbiamo assolutamente arrivare alla fusione, se no non si fa più nulla. E così si arriverà. Deve arrivare questa fusione. Ma comunque c'è il prossimo anno, cioè, lo sappiamo. L'hanno fatto apposta ad arrivare nella stessa classifica, nella stessa categoria, per poi fondersi in un'unica cosa. È tutta una strategia. Comunque il Treporti ha vinto 4-0. 4-0 contro il Crepaldo. Ponte Crepaldo. Non ti arrabbiare, l'importante è partecipare. Vabbè, l'hanno giocato qua in casa. Il Ponte Crepaldo come è messo? Beh, alla fine, terz'ultimo. Potrebbe valerlo di arrabbiare se la retrocessione ti devi aspettare. Bene, queste massime che non ci fanno chiudere gli occhi questa notte, non dormiremo per queste massime. Sono il massimo. E devo dire che abbiamo finito. No. Oltre il calcio, abbiamo il basket. Beh, il basket la Rai era vinto alla grande. Sia in Coppa che in campionato, tu dici che se ne frega. No, il fatto è che ti stai dimenticando che devi anche dire di alcuni appuntamenti. Sì, come allora c'è l'ultimo film del Cinema Renda. Cinema Renda, domenica prossima con Baby Boss. Un gran film che ci hanno invidiato tutti i paesi limitrofi. Ricordiamo che anche Banda Circus, anche Banda Circus, Banda di Luca l'ha usato proprio come primo film. Noi lo utilizziamo come ultimo per finire in bellezza, visto che quest'anno è andato molto bene. Senti gli applausi che ci sono, sale sempre piene. Quindi esatto, c'è andata di lusso. E questo gemellaggio con Bagni di Lucca, che è la prima volta. Peccato per succede il collegamento che non è andato proprio bene, ma migliore, no, c'è sempre la possibilità di migliorare. Però l'idea è bellissima, secondo me, da potenziare. Da... È già il decimo anno che Cinema Renda vige al Cavallino Treporti. Solo che pochi lo sanno. No, i bambini lo sanno. I bambini lo sanno, perché vengono a fare, ricordiamo, anche i compleanni. Vengono... Esatto, invitano gli amichetti, gli paga il biglietto visto che non è una spesa. Ci hanno anche chiesto di continuare, ma infatti, però purtroppo sappiamo che il periodo poi verso il Natale non è il massimo. Poi abbiamo anche appuntamento domani sera alla sala polivalente alle 18:30. Se non vi piace la natura, l'ambiente ambientale, vi invito, se non vi interessa più che non vi piace, vi invito a sentire il concerto mi piace, perché tu non lo sai. È inutile che facciate finta, si chi vede benissimo che non vi ricordate. Ma di Carlo Targhetta. Io ero impresso perché vedevo queste brave ragazze che giocano a volley come si vestono. Ecco, stavi controllando le divise. Sì, infatti, le divise. Sì, vedi sì. Che divise tondeggianti. Un po' castigate. Sì, secondo me sì. Troppo castigate. Pepper and the Soul Shaker. L'ho detto prima io, però. Sì, va bene. Live, sì. Musiche di Pepler, Alexander Pepler che Pepler. Ha il suo il noto testo. Alexander Pepler nella nostra zona adesso nella è diventato nostra, sì, anche perché è venuto anche quest'estate, ha fatto anche perché se non sapete che musica fa, potete andare sui podcast di Radio Nostra, abbiamo registrato tutto il concerto che ha fatto live quest'estate qui nel litorale. Non ti ricordi però dove? Sì, a Cavallari. E potete ascoltarlo, stanno registrando il loro primo disco qui proprio nella sala di incisione che abbiamo a Cavallino, quindi sarà pronto
aggiorni la registrazione di Alexander dopo... Paper e Targhetta Carlo. No, Francesco. No, Filippo. Fabio. Ah, sei proprio una cosa incredibile, guarda. Fabio Targhetta Carlo e suo fratello, ma non fa musica. Sai che non si è capito niente di questi appuntamenti di domani, prova di dire. Allora, domani venerdì 17 ore 18:30 al centro polivalente di Cassavio, ingresso libero, Pepper and the Soul Care sul Shaker live al centro polivalente, al centro musica polivalente. Dal vivo. Si è capito la mazza lo stesso, ma lo stesso. Mi raccomando, alle 18:30 numerosi. Mentre alle 20:30 c'è il primo appuntamento con l'ambiente al centro civico, Pasqua, alla sala Airone, ex centro civico, dove ci saranno tre incontri fatti dall'Associazione Verde Litorale e dalla rete sull'ambiente per il patentino dell'ospitalità. Dovrei parteciparci anche io, dovevo iscrivermi. Sì, c'è ancora tempo per l'iscrizione, basta telefonare in segreteria del comune e ma non posso dare i nominativi. Basta. Cosa dicevi? Non posso venire, basta. E devi, puoi, probabilmente forse ti puoi iscrivere anche là, ma comunque non ci sono problemi, vieni, dici sono di Radio Nostra. A che ora? Allora, alle 20 presso il centro civico, tardi, alle 20:30, dir la verità alle 20:30, strumenti normativi e buone pratiche per la protezione dell'ambiente naturale lagunare. Sarà il dottor Marco Favaro a illustrarci. Grande Marco Favaro. Illustrarci il tutto questo sul ciclo lagune litorali dell'Alto Adriatico, un paesaggio unico, un ambiente da valorizzare e proteggere. A proposito di non navi, appunto a Sabbione. Esatto. Ma poi ci saranno altri incontri? E dopo ci sono, allora, questo è di venerdì, mercoledì prossimo, evoluzione geomorfologica ed ambientale della Laguna di Venezia con il dottor Paolo Perlasca del WWF degli Alberoni, che già è venuto lo scorso anno. Poi chiuderemo il ciclo il primo di dicembre con le dinamiche insediative occupazionali nella Laguna di Venezia con la dottoressa Paola Sfameni di Mestre. Guarda, io vedrò di esserci perché bisogna assolutamente. Tutte alla sala centro civico per il patentino dell'ospitalità, patentino che bisogna dire che organizza questo comune da un po' di anni. Già dallo scorso anno. Dallo scorso anno, quando si è insediato, prima sì. Quando c'era l'epoca Vanin, sì. Sì. Con l'epoca Vanin è un'idea della sindaca Roberto Onesto, all'epoca ex vice sindaco, che crea questi momenti di informativi, di conoscenza. È anche giusto una conoscenza del territorio, sì, no? Esatto. Perché, insomma, da approfondire un po' e anche da capire un po' meglio la dimensione che va al di là della stradina dove uno abita o del quartierino, no? Che capisca anche che tipo di ambiente, anche perché è un ambiente molto complesso, questo qui abbiamo capito, da un punto di vista anche ambientale, anche economico, perché ha insieme tantissime facce diverse. Infatti, no? Anche l'altro anno si faceva il paesaggio dunare, retrodunale, quindi poi anche tutta la pineta, cioè si sono fatti degli comunque incontri. Ci saranno molto... anche quest'anno con verso gennaio, che lo farà un'altra associazione. Anche con delle uscite come hanno fatto gli altri anni? Non lo so, questo c'è sul sito del comune, c'è tutto il programma. Quindi ricordiamo che noi vi terremo informati su tutto. Sicuramente, però ricordatevi che potete informarvi anche sul sito del comune e su Sazza Radio Nostra. Ma è più simpatico saperlo da noi, esatto. Dalla viva voce. Bene, io direi che Rossella potrebbe venire anche giovedì prossimo. Sì. Sto io a casa. Bene, finiamo, abbiamo sfogato. Ormai ci ha preso gusto e poi sono stufo di essere frustato, ragazzi, non si può. Fatti frustare tu, perché mi hai messo qua in mezzo? Proprio per farmi frustare, lo sapevo io. È finito, abbiamo sforato ed è alla gran lunga. Sì, l'hai detto mezz'ora fa, ho sforato. Bene, a giovedì prossimo. Ci vediamo a giovedì prossimo. Da Gianluigi, da Riccardo e da Rossella. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.
And the dusk it settled silently around us into a peaceful night. But my heart knew none of that peace, and I lay there for quite some time. Sleep, it was a sweet release, and the rain came down from the sky. Hi, hi, oh, hey, ho, how you doing, mister? Oh, no, think you're gonna miss her, don't show too many feelings, they will come out when the time is. Hey, ho, how you doing, mister? Oh, no, think you're gonna miss her, don't show too many feelings, they will come out when the time is right. There are many proverbs and more than a few cliches. Tripping on my tongue tonight, but I box them up at night, I bury them away. The world had turned to storm, it passed. Some days the world and I, we just don't relate. Till every twist and turn it helps this blood keep pulsing through my veins. Oh, hey, ho, how you doing, mister? Oh, no, think you're gonna miss her, don't show too many feelings, they will come out when the time is. Hey, ho, how you doing, mister? Oh, no, think you're gonna miss her, don't show too many feelings, they will come out when the time is. Hey, ho, how you doing, mister? Oh, no, think you're gonna miss her, don't show too many feelings, they will come out when the time is right. 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 When the time is right, when the time is right.